Ciao da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. In questa puntata una chicca, perché scavando nel tessuto nascosto di questo fantastico genere abbiamo trovato un DJ, un autore, Luigi Furlotti. Ciao Luigi! Ciao a tutti, buonasera. Abbiamo trovato il senso, no? Che scavando è come il tesoro, no? Sì, sì, le cose sì, sì. Migliori sono sempre in fondo. Allora, prima di tutto complimenti per il tuo lavoro, il tuo canale che è veramente bello e fatto bene con tanta passione. Soprattutto. Quindi complimenti per questo. Io mi scuso perché sono in una location diversa dal solito, di quella che diciamo una location diversa da quella che uso di solito, perché mi hanno sfrattato, sono in un altro angolino della casa, però spero che si senta bene. Mi scuso anche perché io ho un problema che ho avuto da sempre, adesso magari si è acuito per la vecchiaia, ma io ho difficoltà a ricordare i nomi delle persone, quindi se dirò degli strafalcioni o non mi verranno in mente nomi di persone, scusatemi da subito. Io dove ti posso aiutare ti aiuto volentieri, però ovviamente io arrivo fino a un certo punto. Okay. Hanno una stanza molto bella perché dietro di te vedo anche alcuni strumenti. Sì, alcuni strumenti, perché una delle mie figlie, io ho tre figlie, tutte femmine ovviamente, e niente, una di queste suona, quindi suona le percussioni, fa il conservatorio, quindi è molto brava. Quindi bene, suonando le percussioni ho la casa piena di percussioni, perché uno pensa alle percussioni, pensa alla batteria. Magari c'è la marimba, c'è il glockenspiel, c'è lo xilofono, c'è il vibrafono, c'è il rullante da solo, i timpani, insomma, di tutto e di più. Praticamente in casa c'è un concerto di quello, in casa c'è, assordante. Sì, perché il percussionista deve suonare di tutto, cioè i piatti, il triangolo addirittura. Cioè sono dei professionisti che vengono pagati per suonare il triangolo in un'orchestra, magari in quattro punti di una sinfonia, però. Ma se lo sapevo, se poteva fare un'introduzione con tua figlia che suonava e faceva tipo una sigla. Esatto, va bene, la prossima volta, dai. Ok Luigi, dai, intanto veramente ti ringrazio per aver accettato questo mio invito. Come ti dicevo, no, la passione che mi porta avanti a fare questa cosa, ripeto, proprio ecco, senza scopo di lucro, perché non ci guadagno, e lo voglio dire pubblicamente, no, perché molti pensano, io sono un appassionato, non sono neanche abituato a stare davanti alle persone a parlare, ma lo faccio con passione, perché la musica, non soltanto la dance, ma chi mi conosce, la musica in generale è proprio la mia passione. E questa cosa insomma mi sta dando tante soddisfazioni, soprattutto anche conoscere persone come te. Tra l'altro poi ho visto, sono andato a curiosare anche su YouTube, ho visto che hai un canale con tantissimi iscritti, con tantissime visualizzazioni, dello svapo. Sì, è un canale che è stato aperto diciamo con alcune cose del passato, con un'intervista ad esempio che avevo fatto a Vasco nel 78-79, c'è una lunga intervista radiofonica ovviamente che ho ritrovato tempo fa e allora ho pensato di pubblicarla perché è interessante, diciamo è proprio il primo Vasco quasi. E poi dopo ho fatto alcuni video sull'utilizzo di DAW, cioè di Logic, di Ableton Live, insomma di cose del genere. Poi ho fatto qualche video anche su Final Cut, che è un programma di gestione e video in pratica di Apple. Poi dopo
mi sono appassionato di svapo perché grazie allo svapo, dopo tantissimi anni, ho smesso di fumare. Devo dire che mi è cambiata la vita e quindi mi sono dedicato totalmente allo svapo e da lì poi dopo ho fatto tantissimi video, con alcuni anche con tantissime visualizzazioni. E quindi mi ha dato soddisfazione, anche se ahimè ultimamente ho dovuto un po' smettere, perché ho avuto un problema al trigemino, e quindi non sono stato molto bene. Adesso ho fatto un'operazione, speriamo fra qualche mese di vederne i risultati positivi, si spera. Certo. Ecco, sto vedendo nel video che ho una specie di aureola, non sono un santo, ma è la luce che... proprio lì. Va bene, va benissimo. No, non è voluta, ecco. È Santo Luigi. Sì. No, siamo nell'ambito natalizio. Natalizio, esatto, vabbè. Infatti, mentre registriamo, è il 27 di dicembre. Esatto. Allora Luigi, dai, intanto poi ci torniamo un po' allo svapo, perché sono molto curioso. Io non sono un fumatore, però ecco, poi ci racconterai un attimino. Ma facciamo un passo proprio indietro nel tempo. Già hai parlato di questa intervista radiofonica a Vasco Rossi che mi è sfuggita, sinceramente. Allora, diciamo, ma come ti sei avvicinato al mondo della musica? Perché io so e ho letto, insomma, come DJ, come... ecco, raccontaci un attimino. Andiamo proprio tanti anni purtroppo fa. Abbiamo qualche capello bianco. Esatto, allora nel 1974, allora io ho iniziato giovanissimo a interessarmi di musica, giovanissimo perché avevo due fratelli più grandi e ascoltavano la radio, allora soprattutto esistevano due radio, una era Radio Monte Carlo e l'altra era Radio Luxembourg, che però trasmetteva esclusivamente di notte. Avendo due fratelli più grandi, di 9-10 anni, più di me, loro avevano tanti dischi, 45 giri allora, Mangiadischi, non so se ti ricordi queste cose. Sì, mi ricordo. E da piccolo, insomma, essendo ogni tanto insieme a loro e ai loro amici, in pratica ascoltavo la musica, perché allora si ascoltava tanto la musica. Mi ricordo una delle prime canzoni, che proprio ricordo bene di aver ascoltato e di volerla riascoltare tantissimo, era She Loves You dei Beatles. Insomma, quindi si va veramente a tanti anni fa. Poi dopo, insomma, appassionandomi di musica, ho cominciato a comprare dischi, 33 giri, me li ascoltavo in casa, e poi sempre ascoltando la radio, ascoltavo una trasmissione che si chiamava Per voi giovani, sulla Rai, e poi acquistavo questi giornali che c'erano all'epoca, Ciao 2001, questi giornali. Poi dopo devi sapere che nel 1974 leggo sul giornale della mia città, che è Parma, che da lì a poco sarebbe nata una radio. Uh-huh. E a quel punto ho detto, ma come una radio nella mia città? Nel mentre, sempre nella mia città, c'era un gruppo di DJ, anzi, diciamo un paio di DJ che avevano iniziato a fare un corso per disc jockey. E allora io andai a questo corso, partecipai, ecco, questo è successo un po' prima, a dire la verità. Quindi arriviamo poi al momento in cui leggo di questa radio, vedo che il direttore sarà un signore che si chiamava Drapkind, al che all'epoca c'era l'elenco del telefono, quindi non c'era il cellulare. Io ero un po' sfrontato, cosa che adesso non sono più, perché adesso sono molto più, però all'epoca quasi un bambino. Ho chiamato questo signore al telefono a casa sua e mi sono presentato. Io ho detto: guardi,
ho saputo, beh, io vorrei partecipare a fare questa radio. Tra l'altro era la prima radio d'Italia, perché è stata la prima, primissima radio d'Italia. Alla fine del 74 sono iniziate delle trasmissioni sperimentali, anche se non viene accettato dall'attuale proprietà della radio, perché dicono no, le trasmissioni sono iniziate il 1 gennaio del 1975. Hanno la memoria corta, perché in realtà sono iniziate un po' prima, qualche mese prima, trasmissioni sperimentali, però insomma diciamo che di fatto la radio 24 ore al giorno, anzi no, all'epoca si trasmetteva dal mattino alle 8 fino alle 7 di sera, con programmi ininterrotti, è iniziata il 1 gennaio. Tra l'altro Radio Parma ha un primato assoluto, che è l'unica radio in Italia che non ha mai smesso di trasmettere. Cioè non è mai stata chiusa, non è mai stata... Quindi, cioè esiste tuttora? Esiste tuttora, esiste tuttora. Detto questo, un bel giorno mi chiamano e mi dicono guarda, allora se vieni a fare un provino, dico vabbè, vado a fare il provino, ma che razza di provino? Cioè voglio dire, provino non esistevano le radio, quindi qualsiasi persona andava bene. Cioè, Dio, non è... E mi hanno detto, ma tu hai la R, quindi non so se va molto bene fare radio. E mi ricordo che invece c'era un'altra persona lì, diceva no, ma quella è una caratteristica, quindi potrà essere un qualcosa di particolare. E vabbè, detto questo, nel frattempo ho iniziato nel settembre del 74 a iniziare a fare DJ anche in discoteca. Quindi prima della radio ho iniziato con la discoteca. In un paese vicino a Parma. Poi da lì ho iniziato quasi a tempo pieno a fare DJ, studiavo ancora, però ero un po' la mascotte della radio, perché ero il più giovane e conducevo una trasmissione di musica italiana. Musica italiana, all'epoca poteva essere, che ne so, si ascoltava De Gregori, Venditti, Bennato, Finardi, insomma era quell'epoca lì, in più la PFM, il Banco, le Orme. Comunque ti trovavi a tuo agio? Ti trovavi. Assolutamente sì, mi sono proprio subito trovato a mio agio, tant'è che appunto mi hanno fatto fare subito da solo una trasmissione di musica italiana. Qualche settimana dopo, anzi qualche mese dopo, esattamente a marzo, se non ricordo male, del 75, arrivò un ragazzo alto e abbastanza imponente, diciamo, nel fisico, che faceva il cantautore. Era di Parma ed era venuto in radio per far sentire le sue canzoni. Allora io l'avevo intervistato e alla fine della trasmissione io ho detto beh, però questo è bravo, ne sa tante di cose, e l'avevo chiesto all'allora direttore dei programmi della radio, Bonardi, che non so se ti è mai capitato di sentire nelle tue... DJ storico delle nostre parti, sì. Gli chiesi appunto se magari potevamo anche fare qualche trasmissione insieme, e da lì abbiamo iniziato proprio insieme a fare le trasmissioni, quindi da marzo del 75. Questa persona era Mauro Coruzzi, oggi Platinette, quindi diciamo che abbiamo iniziato insieme per un certo periodo questa collaborazione. E, da lì poi dopo io, nel mentre ti racconto che sempre a marzo sono andato a riattivare il trasmettitore di Radio Milano International, perché era stato sequestrato dall'Escopost, allora c'erano le guardie
insomma, l'amministrazione postale e avevano sequestrato la radio che era nata, se non vado errato, a febbraio del 75, quindi appena dopo Radio Parma. Però l'avevano chiusa. E allora io ero andato insieme all'allora tecnico di Radio Parma a rimontare il trasmettitore a Radio Milano International, che era in via Locatelli a Milano, e praticamente bisognava suonare Cozzi, se non ricordo male, che poi era P3, non so se anche lui, di lui hai sentito parlare, ed erano tutti asserragliati in casa perché avevano paura, quindi c'erano tutti i DJ, stavano lì tutti in questa casa, e abbiamo, ma io sono stato appunto a riattivare il loro trasmettitore. Ma senti. A giugno di quell'anno, sempre questo tecnico mi dice: cosa fai quest'estate? Io dico: boh, vabbè, è finito la scuola, non lo so, sono in vacanza, non è che ho niente da fare in particolare. Allora, questo era 75, io avevo 16 anni, quindi andavo ancora a scuola. E praticamente mi dice: ma guarda che sto facendo una radio a Massa Carrara, perché non vieni a Massa Carrara quest'estate? E infatti sono andato a Massa Carrara in quell'estate a dirigere un po' la radio, perché ero il più esperto, a 16 anni, hai capito, di 5-6 mesi. Però mi ricordo che la prima volta che mi sono messo a trasmettere avevo gli occhi di tutti proprio piantati addosso, perché avevo una facilità di questi 5 mesi. Quindi, sai, però per l'epoca era veramente tanta roba. E da lì poi ho iniziato anche a lavorare in discoteca, perché in quell'estate i proprietari della radio avevano anche una discoteca, se non ricordo male si chiamava Saudades o qualcosa del genere, e la radio si chiamava Radio Massa. Poi dopo lì ho girato qualche discoteca, perché poi sono tornato anche l'anno dopo, l'estate successiva, oltre al Saudades ho fatto qualche cosa, una discoteca che si chiamava Il Pirata, l'Ikebana. Insomma, in quella zona ho lavoricchiato in discoteca. Poi dopo, cosa è successo? È successo che ho un ricordo bello di quegli anni. Un giorno arriva in radio un ragazzo che faceva il DJ in discoteca, dice: vorrei fare un provino per la radio, eccetera. Ed era a fine stagione, adesso non mi ricordo se era agosto o settembre, quindi da lì a poco io sarei ritornato a Parma, no? A casa, per riprendere la scuola ovviamente. Questo ragazzo era Checco Bontempi. Ah, Checco! e tra l'altro non molto tempo fa ci siamo sentiti e ritrovati su Facebook, e gli ho ricordato questa faccenda qua. Bello. Lui si è ricordato appunto che ci siamo quasi sfiorati. Poi dopo, nel tempo, non ci siamo mai più ritrovati e risentiti. Tra l'altro ti dico anche un'altra cosa, che lì a Marina di Massa, allora, perché ti ho detto che avevo fatto quel corso per DJ, no? Poi dopo, nel frattempo, io appena avevo 2 minuti di tempo, prendevo il treno, andavo a Roma. All'epoca c'era l'Associazione Italiana di Sgiochi, dove c'era presidente Renzo Arbore, però tutto faceva Gianni Naso, che era diciamo quello che... E lì e spesso io ero a Roma, e andavo a Roma proprio in treno. I miei genitori fortunatamente mi lasciavano, anche perché ero giovane, ero alto, quindi dimostravo anche più anni di quelli che avevo, e quindi avevo la possibilità, insomma, i miei genitori mi hanno sempre lasciato fare un po' tutto, e quindi spesso ero appunto a Roma, e lì ho conosciuto altri personaggi della radio,
dei cantanti, dei musicisti, e mi avevano chiesto di andare a fare DJ anche in altre parti d'Italia. Io poi sono andato via, questo nel 77, ne sono andato a Venezia, al Bilbo, poi al Bolbino di Cortina, a Cremona. Insomma, ho girato un comunque, po'. Da giovanissimo. Io infatti poi hai fatto una grandissima esperienza, perché esatto. Il radio in discoteca, cioè il radio ovviamente parlando non c'è un pubblico davanti, ma c'è gli ascoltatori, no? Esatto. In discoteca con le persone, allora trovare anche la musica giusta, insomma, avevi anche un orecchio. Certo. Io ho sempre avuto la fortuna, quando sentivo le prime note di un disco, dicevo, questo sarà un successo, questo no. Purtroppo, cioè, ho sempre avuto un po' di questa fortuna, diciamo. Così. Cioè, in discoteca riuscivi proprio anche, diciamo, sì, all'inizio, a dare energia al momento giusto, riuscivi a capire i tempi. Sì, assolutamente sì. Poi, tra l'altro, quando ho iniziato in discoteca era veramente difficile. Un po', cioè, non c'era i Technics 1002. Assolutamente no. Intenderci. C'era un elenco. Sì. C'era un elenco. Spesso lavoravo anche in discoteche bellissime e non c'era nemmeno il preascolto. Cioè, sì, quindi tu mettevi il disco sulla puntina e stavi lì con l'orecchio a sentire, perché sai che dalla puntina qualcosa si sente. Ecco. E allora stavo lì a sentire, poi facevo il mixaggio. A parte che poi all'epoca, fino diciamo alla fine degli anni 70, era difficile mixare, perché c'erano i brani che non avevano, cioè partivano subito, quindi facevi dei mixaggi spesso molto secchi. Ecco, perché non avevi la possibilità. O altrimenti ci parlavi. Alla fine di un brano, esatto. Adesso ragazzi, il secondo brano, che ne so, alzate le mani. Esatto. Queste robe qua. Poi c'erano i lenti ancora, E poi dopo si va alla fine del 78, è lunga la storia, tu mi hai chiesto di raccontare, io racconto. No, ora non mi racconta tutti i particolari, abbiamo quattro ore di tempo, però insomma. I particolari li sto omettendo, sto dicendo le cose, secondo me, salienti. Nel 78 invece cosa ho fatto? Mi sono un po' inventato una roba, cioè uno studio di registrazione molto particolare, perché devi sapere che io alla fine del 77 praticamente ho deciso di non lavorare più in discoteca, cioè facevo ancora qualche serata, però una ogni tanto, perché mi ero un po' distrutto, cioè nel senso che, pur essendo giovane, era difficile andare a letto tutte le notti alle 4 del mattino, poi girare l'Italia, cioè capisci, a 18 anni smetti di studiare, cioè finisci la scuola, vai in giro a lavorare, insomma è difficile, perché poi sai, sei in ambienti dove magari si beve un po' di più, insomma qualche eccesso, no? Quindi arrivato a un certo punto io ho detto, sai cos'è, faccio radio, mi metto un po' tranquillo, e nel 78 mi sono inventato, insieme ad altri due soci, uno studio di registrazione molto particolare, si chiamava Studio Veronica, dove c'era una parte dove diciamo c'era proprio un vero e proprio studio di registrazione, inizialmente con 8 piste, poi siamo passati a 16, poi a 24, vabbè, questo era lo studio di registrazione. Poi c'era una parte, era forse l'unico in Italia che era così strutturato, c'era una parte che produceva pubblicità radiofonica, perché poi in quegli anni le radio locali erano proliferate, o radio libere, come si chiamavano allora.
e ce n'era una in ogni paesino, anzi addirittura due. E quindi c'era richiesta, no, di queste cose. Quindi producevamo spot pubblicitari per le radio locali. E in più io mi occupavo, oltre che della supervisione dello studio di registrazione, mi occupavo anche dei jingle. Cioè, producevamo dei jingle per il DJ o per le radio, avevamo delle coriste che venivano in studio, eccetera. In più però facevo anche una trasmissione che si chiamava Il mondo di Luigi Furlotti, ed era una trasmissione che veniva distribuita in varie radio italiane. E, addirittura erano più di un centinaio, quindi questa trasmissione era distribuita dal nord al sud, da tutte le parti, e veniva acquistata da queste radio per una cifra, insomma, piccola, però sai, era la quantità, ed era una trasmissione di un'ora dal lunedì al venerdì, quindi ho adesso non mi ricordo, secondo me erano cinque trasmissioni alla settimana di un'ora, che si chiamava appunto Il mondo di Luigi Furlotti, veniva distribuita in tutta Italia. Ed era una cosa un po' particolare, perché, ripeto, era unico nel suo genere, come studio di stazione. E lì, oltre alla mia trasmissione, venivano anche altri DJ a registrare la trasmissione, tra cui anche Platinet, ad esempio. Sì, certo. E lì appunto venivano distribuite. In più si facevano i jingle e in più si faceva appunto musica nello studio di registrazione. Studio di registrazione che aveva all'epoca come primo fonico un mio caro amico, purtroppo non c'è più, che è Stefano Kundel, quello di Memory Records, e ha iniziato come fonico, diciamo, in quello studio di registrazione per un po' di anni. Poi dopo di lui, come fonico, è venuto Mori Marco, fratello di Luca, che Luca, tu hai intervistato. Sì. E lì, in quello studio di registrazione, praticamente giravano un po' tutti. Venivano anche dei gruppi più o meno famosi a fare dei provini. Qualche nome? Ma non so, cioè, ad esempio, non so, era venuta a fare dei provini quella che cantava, Giuni Russo, era venuta a fare dei provini, erano venuti a fare dei provini in Milk and Coffee. Sì, Milk and Coffee. Era venuti a fare dei provini, ti sto parlando solo di persone importanti. No, interessante, cioè, importante, questa cosa che non sapevo. Interessante. Adesso non... Dunque, aspetta. Vabbè, insomma, comunque qualcuno anche di famoso e di importante, ma venivano a fare i provini, non è che venissero a fare i dischi da noi. Sì, proprio i provini. I provini, anche perché la nostra attrezzatura era buona, ma rispetto, non so, agli studi CGD che c'erano a Milano, cioè, era veramente... poi da lì sono andato avanti per anni fino all'82, quando poi nell'82 ho deciso di aprire una radio, perché mi mancava troppo e poi erano successe alcune cose all'interno di uno studio che non erano proprio di mio gradimento, tant'è che poi dopo, quando sono andato via io, praticamente la parte dei jingle e la parte proprio di registrazione è praticamente svanita, ecco. Quindi anche lo studio di registrazione è diventato uno studio di produzione video, insomma, quindi è un'altra cosa. E quindi ho venduto le mie quote e mi sono aperto una radio, locale, assolutamente locale, anche perché io a un certo punto ho fatto una scelta. Non volevo trasferirmi
in una grande città, andare a fare DJ, magari in una radio importante. Io ho sempre creduto nelle radio locali, sbagliando, perché poi adesso sono finite praticamente. Però no, per me era importante avere una famiglia, fare una famiglia, rimanere a casa, essere tranquillo, certo. Eccetera. E quindi ho fatto quella scelta. Come si chiamava? Allora, si chiamava Radio 12, che è stata dall'82 fino al 2004. Cioè, un bel periodo. Un bel periodo. Tra l'altro l'ultimo periodo poi è stato veramente... gli ultimi 5-6 anni sono stati veramente importanti, perché dopo tanti anni siamo diventati proprio nella zona, nella pianura padana, praticamente la radio più ascoltata, non sapevamo con la pubblicità come fare, perché c'erano i limiti, no? Cioè non dovevi fare più di un tot di minuti ogni ora. E quindi, cioè, era diventata quasi ingestibile la cosa, perché avevi più richiesta di pubblicità che quella che potevi mandare. Nello stesso tempo non potevi aumentare i prezzi, perché sennò uscivi dal mercato. Quindi era praticamente, scusa la parola, ma un casino. Sì, sì. Per riuscire a gestire il tutto, perché avevi tutti i cluster di pubblicità pieni. Avevo circa 12 dipendenti alla radio, quindi però non potevi, cioè non riuscivi a fare di più, hai capito? A fatturare di più, perché c'erano queste limitazioni. Ma la musica, ecco, che musica veniva messa? Ma un po' di tutto, diciamo. Diciamo comunque in linea di massima era musica pop, era musica. Quindi, non c'era dance, ma c'erano anche dei momenti dance. Tra l'altro con la radio poi facevamo un sacco di serate in giro nei locali qua attorno, dove si faceva musica dance anni 70 e 80, perché poi avevamo ogni ora c'era un jingle che partiva, diceva la storia della musica, quindi andava una canzone degli anni 70 o 80. Sì, un po' poi, come fa la DJ ogni ora fa, sì, il pezzo memory. Sì, esempio. E noi lo facevamo però un po' di anni fa. Detto questo. Vedi? C'è chi copia, purtroppo c'è chi copia. No, non è che si copia. Diciamo che si copia sempre, perché cioè, comunque no, si copia sempre. Loro. No, ma anch'io copio. Io guardo, no, è una battuta, è una battuta, sì, nel certo. Senso, c'è, ma chi anticipa anche dei tempi di un qualcosa e poi viene anche poi ripreso, anche in maniera senza pensarci, no? Esatto, no, ma poi se non si copiasse non ci sarebbe evoluzione. Questa, cioè voglio dire, sicuramente Bach ha copiato da qualcuno, ma in quanti hanno copiato Bach? Se non ci fosse stato Bach, tutto il contrappunto che c'è nella musica ancora oggi non esisterebbe. Prima di te ne parlavo con un appassionato, siamo sentiti per telefono, e praticamente ho parlato di Morricone. Ho avuto la fortuna di incontrare Morricone qualche anno fa, però mi ricordavo un'intervista che aveva fatto con un giornalista. Quando il giornalista gli ha detto, guarda maestro, lei è il più copiato al mondo, lo ha fatto bene, le note sono quelle, se mi copiano significa che funziona, è bene che, certo, mi copiano. Cioè, quello è, cioè in senso... Sì, sì, ma sai... Cioè, poi alla fine è anche un'arte copiare, attenzione, assolutamente si può copiare, sì, male, ma si, no, può copiare, ma poi, bene. Ma poi ti ripeto, è normale che sia così, perché tutto copiamo, cioè se non copiassimo non ci sarebbe nessun tipo di evoluzione, cioè guarda, ma in tutti i settori, nelle automobili piuttosto che nei computer, piuttosto che nei, sì, telefonini, certo, cioè si copia per evolversi, sì, ovviamente, sì, e tante volte lo si fa anche in buona fede, cioè non è che, certo, uno
copi apposta per dire adesso copio, assolutamente in buona fede. Però poi ecco una cosa molto bella di Radio 12, che nell'ultimo periodo, praticamente dal 99, era diventata Radio 12, la radio del DJ Box. Ora, il DJ Box era la possibilità da parte degli ascoltatori, tramite cellulare, di chiedere le canzoni. E siamo stati, io penso, la prima e forse unica a quel livello, radio interattiva. Noi abbiamo, eravamo, diciamo, precursori di Facebook o di tutti i social di adesso. Perché? Perché le persone, allora, avevamo fatto una cosa che si chiamava il grande libro dei codici, che veniva regalato agli ascoltatori, o perlomeno ad alcuni di loro, no? Che poi se lo fotocopiavano, no? E ogni canzone che era nel database della radio aveva un codice. Tu mandavi un SMS alla radio mettendo il codice tra due parentesi tonde, in più scrivevi quello che volevi. E quindi messaggi che venivano letti dallo speaker presentando la canzone. Ovviamente non tutte le canzoni potevano andare in onda, perché sennò 24 ore sono quelle, quindi ecco. Però e poi c'erano anche dei limiti, cioè tu richiedevi una canzone adesso, per 3 ore non potevi chiederne un'altra. Cioè era tutto un lavoro computerizzato praticamente. E quindi gli ascoltatori si mandavano messaggi tramite il DJ, venivano letti, e ci sono stati anche dei momenti anche di grande, diciamo, intervento, perché non so quando è successo l'11 settembre, le Torri Gemelle, si era in diretta e lì è stato veramente una cosa, cioè messaggi su messaggi. Adesso io non ricordo, comunque noi avevamo, allora sviluppavamo circa 80.000 messaggi al mese. Era una cosa veramente incredibile. Era un po' un disco dediche che si faceva negli anni 80. Era un po' un disco dediche che si faceva allora, però con la diversità che c'era questa interazione. Interazione tramite cellulare. Allora non c'era Facebook, sì, ancora, certo. Non c'era. Quindi si faceva tramite cellulare, potevi farlo anche tramite computer, e quindi, ripeto, e poi c'erano le nostre serate dove poi la gente veniva, cioè noi facevamo l'ultimo dell'anno, di solito lo si faceva in un paese vicino a Parma, che si chiama Noceto, dove il sindaco, che si amava la follia, allestiva una parte della piazza, e dove sotto questo telone si faceva la festa della radio. 5-6 mila persone. Questo era quello che succedeva all'ultimo dell'anno. Che spettacolo! Sì, sì, era veramente uno spettacolo. Che soddisfazione! Assolutamente sì. Ma tornando poi indietro nel tempo, al 1984, sì, cioè questo progetto Jolie, che poi è stato ripreso, no? Il lato A è una cover di Jackie Quartz, ok? Come è nato tutto questo? Allora, è nato perché io nell'83, sì, penso nell'estate dell'83, sono andato a fare una vacanza in Francia. E sono andato in Bretagna e in Normandia, e anche lì c'erano delle radio private, diciamo, radio locali, e quindi spostandomi ho sentito questa canzone che subito dal primo ascolto ho detto: ma che bella sta canzone. E me la sono andata a comprare in un negozio di dischi, quindi ritorno in Italia con questa cosa qua, e vabbè, poi dopo l'ho messa in un cassetto. Dopo qualche mese, proprio in radio la metto in onda, e vedo che ci sono persone che telefonano e dicono: ah,
che bella sta canzone, cos'è? Ma dico, ma perché non facciamo una produzione? E devo dire che è stata una cosa molto bella. Tra l'altro, ecco, una cosa che non ti ho detto prima, avendo lo studio di registrazione, avendo avuto all'epoca, perché ormai l'84 non ce l'avevo più, però avendo avuto lo studio di registrazione, avendo strimpellato un po' di strumenti, io ancora oggi suono e adesso faccio produzioni che poi ti dirò. In sostanza cosa succede? Succede che all'epoca io dico, ma perché non facciamo una nostra produzione? Tra l'altro avevo amico Stefano Kundari di Memory Record. Conoscevo molti musicisti, no? Quasi tutti quelli che giravano attorno alle nostre zone, e ho detto, ma sì, potremmo fare questa cosa qua. Allora ci siamo messi a lavorare e in pratica insieme al fratello di Mori, al fratello di Luca Mori, Marco Mori. Poi abbiamo chiamato anche Luca che ha curato un po' gli arrangiamenti del brano, anzi un po', ha curato gli arrangiamenti. E così insieme abbiamo detto, ma perché non, cioè, facciamo, proviamo, certo. E siamo andati in studio di registrazione, tra l'altro adesso non ricordo tutti i musicisti che avevano suonato, mi ricordo alle tastiere c'era Paradiso Giglioli e al basso c'era Teo Spagna. Addirittura? Sì. Insomma, grandi nomi, per la dance. Ma sì. Intanto faccio vedere la copertina, faccio vedere. Sì, eccola lì. Eccola qui. Tra l'altro, quello che, il pezzo, diciamo, che voi avete rifatto è Mise en Point, come si dice in francese? Mise en Point. Che poi il lato B invece è Cherie, che hai scritto totalmente te. Sì, è una canzone che non è, allora, non è venuta esattamente come volevo, però era tanto la voglia di far uscire il disco che poi ci abbiamo lavorato poco sul lato B. Qui sono i crediti, questo è proprio il centro del disco. Sono i crediti, esatto. Allora, Anna Maria è quella che in realtà canta. Poi dopo c'è Dominique. Vabbè, Cristina Mary, Cristina è mia moglie, la mia attuale moglie, all'epoca non l'avevo. Mary era una mia collega in radio, Dominique era una ragazza francese che ci ha aiutato a tirare giù il testo. Perché... Vabbè. Poi dopo Elio. Elio era il proprietario, socio di Xenox, che è un negozio di dischi, Radio 12, ne abbiamo parlato. La ragazza in copertina è Donna McCombs, una californiana che era venuta a Parma a insegnare, come si chiama, quella ginnastica dove ci si muove. Vabbè, insomma, andava di moda in quegli anni. Ok. E poi niente. Bello. Tutto qua, Cels. E facciamo vedere la copertina, sì, con la ragazza, ecco, esatto. La rivediamo. Ah, mi dicevi, scusami, torno indietro. Sì, ti dicevo che Cels è il fratello di Luca Mori, cioè Marco Mori, perché lo si chiamava Cels. Sì, sì. Così. Bello, bello. Quanti aneddoti anche dietro ai crediti. Ragazzi, esatto. Che spettacolo. Esatto. Che spettacolo. Comunque, diciamo, ha avuto un successo straordinario questo remix, devo dire, possiamo dire. Sì, io lo chiamo, sì, remix, no? Okay. Sì, sì, certo. Però ha tutto elettronico, una partenza, sì, bellissima. L'abbiamo tutto rifatto ed è molto Italo Disco, sì, secondo me, sì, come tipo di... Sì, sì. Guarda, secondo me poteva vendere ancora di più. Sì. Purtroppo io a quel punto, dopo aver visto che il disco stava andando bene e vendeva, mi sono chiesto, ma cosa devo fare io della mia vita?
E visto che sono una persona che ha fatto tantissime cose nella sua vita, ma tantissime veramente, però ho sempre voluto fare una cosa per volta. Cioè, come ti ho detto, avrei potuto ad esempio mantenere lo studio di registrazione e avere una radio. No, no, non potevo fare. Potevo continuare a lavorare in discoteca e continuare a farla? No. Cioè, io ho sempre fatto una cosa per volta. E quindi ho detto, ma faccio il produttore o faccio la radio? E allora ho scelto di fare la radio. E quindi non ho neanche più fatto delle produzioni. Sì, sì, è stata l'unica. Esatto, che in quel momento si vendevano un po' come il pane. Anche Stefano mi chiedeva ogni tanto, dai, facciamo qualcosa insieme. Poteva essere l'occasione, esatto. Ancora per qualche annetto spremere un po', visto che andava 84, 85, 86 potevano essere sfruttati al massimo, esatto. Però sai, ti dico, per me non era un discorso economico, perché bene o male avevo le entrate della radio, sì, sì. Quindi e poi ero un grande appassionato della radio, sarei entrato in un mondo che conoscevo dall'esterno. Mm-hmm. Cioè, ti dico, io in casa discografica a Milano ero quasi di casa, perché quando avevo lo studio di registrazione e facevo le trasmissioni, giravo per tutte le case discografiche, perché mi chiamavano per darmi le anteprime, per farmi ascoltare in anteprima i brani, per farmi... cioè, quindi... bazzicavo l'ambiente, conoscevo tante persone, però non ho voluto entrarci, ma proprio, certo. per mia scelta. Insomma. Ma il disco ce l'hai te in casa? Disco ce l'ho, non qua, ma ce l'ho. Allora, tienilo sotto chiave, in cassaforte. Certo. Perché i valori del disco in questo momento, se vogliamo andarlo a vedere in diretta, per curiosità anche per i nostri ascoltatori, ti faccio vedere che praticamente 99 euro, 89 euro, 65 euro. Oh, però, non lo sapevo. Questa notizia. Adesso guardo se magari ne ho anche due di copie, non lo so. Musichicche. Quei dischi sconosciuti che noi, soprattutto io, questo disco l'ho scoperto poi successivamente, non all'epoca, e ti rendi conto effettivamente che sono delle chicche vere, ma anche Cherie, sinceramente, a me piace, ti devo dire. È ovvio, non è Italo Disco come si intende, però è un pezzo interessante, ecco, confrontandolo anche con la musica di oggi, possiamo dire che diventa molto interessante. Sì, non è, ti dico, non è stato prodotto come avrei voluto, però è un brano che ho composto durante quella mia vacanza in Francia, quindi... Insomma, io ho degli amici che mi hanno chiamato perché sapevano che c'era questa chiacchierata, ho detto, guarda, io ho acquistato a 100 euro Jolie. Ah. Perfetto, bravo. Cioè, per farti capire, insomma, e finalmente ce l'ho nella mia collezione. Cioè, e questo è un motivo di orgoglio per quanto riguarda proprio in questo percorso musicale sconosciuto che ha lasciato una traccia importante. Ah, bene, questo mi fa piacere. Tra l'altro io ho anche il master ancora su Bobino. Ecco. Quello allora... magari... ma, so. È un tesoro ancora di più, è un tesorone. Invece è un tesorino. Ecco, no, guarda Luigi, questa è la realtà. Non si riscontra non soltanto con te, ma anche con altri che hanno fatto un disco che è stato venduto anche poco, messo anche poco, promosso pochissimo, che però è ricercato in tutto il mondo, soprattutto in Argentina, soprattutto in Messico. Insomma, interessante. C'è un mercato nascosto. Cioè, io ho scoperto veramente alcune cose, ma soprattutto appassionati sono disposti a spendere 500 euro. Ci sono delle copie di mix da discoteca che costano 500-600 euro. Incredibile. E vengono vendute. Cioè, vengono messe e vendute. Sì, sì, sì. Messe e vendute. Ah, incredibile. Cioè, è incredibile, dopo 40 anni. Ah, sì. E poi si dice, no, la musica, no, come si diceva forse all'epoca, è la Italo Disco, ma che, ma che valore ha? E invece adesso ha un grosso, grosso valore.
Vabbè, merito. Beh. E ti faccio complimenti per aver dato questa traccia, anche se piccola, nella musica italo, però una traccia molto importante. Grazie. Poi allora mi dicevi anche, tornando un po', ecco, andiamo adesso diciamo un po' più avanti nel tempo, perché ci sono anche alcune produzioni che ti hai fatto poi recentemente, ho sbagliato, ho letto qualcosa? No, è vero, io adesso sto producendo, allora, ho fatto così per scherzo, ho fatto dei brani dove canto io, che sono vecchie canzoni praticamente, e sono pubblicate su Spotify, ma sono cose... Sì, ho visto su Facebook, ho visto, promuovevi qualcosa. Sì, sì. Esatto, mentre invece ultimamente da un paio d'anni sto facendo una produzione immensa di musica lo-fi, chill out lo-fi, e sono pubblicate su Spotify, Apple Music, quelle robe lì, insomma, Amazon Music, Deezer, e niente, io esco come Luigi, DJ set Furlotti, e ho questi brani che sono lo-fi, chill out, quindi uno deve amare questo genere, e va un po' a momenti, sono dei momenti che ho... tanti ascoltatori, sempre tanti, a livello mondiale, non so, per dirti, io vedo le statistiche di Spotify in maniera, poi nelle altre piattaforme non riesco a avere proprio le statistiche reali, in tempo reale, mentre invece quelle di Spotify sì, sono dei momenti che non so, ho 1.000-1.500 ascoltatori, nel mondo, e stranamente, non so, i miei brani vengono ascoltati a New York piuttosto che a Miami o a Boston, e non so, alcune canzoni, alcuni brani sono la prima città italiana è Firenze, per dire, come ascolti. Poi, altri brani invece, che ne so, a Bologna, quindi non è neanche che siano magari locali, i miei parenti che ascoltano. Sì, sì, certo. No? Come la famiglia niente. Allargata. Esatto. No, mi diverto a fare queste cose qua, un po' nel mio tempo libero, nel mio piccolo studiolo di registrazione, e faccio queste cose qua. Bene. Ma è un genere completamente diverso dall'italo disco. Sì, certo. È un genere assolutamente di nicchia, ma molto di nicchia. Però... vabbè, comunque a me piacciono le cose di niente. Infatti, perché quando c'è da far esplodere, te dici no, aspetta, devo cambiare. Esatto, esatto. E mettermi una sfida nuova. Esatto, proprio così. Vabbè, Luigi, sai, questo è bello però. Cioè, quello che hai raccontato, io ci ho trovato delle cose molto, molto interessanti. Cioè, la tua voglia della sfida, la tua voglia di non fermarti lì, ma di andare sempre avanti, di fare cose nuove. Anche, diciamo, giocando forse con un mancato successo. Sì. Tante volte. Sì, sì, no, assolutamente. Ma hai dei rimpianti? Perché... hai dei rimpianti? Ripensando un po' a questo. Guarda, l'unico... vero rimpianto che ho un po', infatti io di solito rimpianti non ne ho, però questo non è un vero e proprio rimpianto. Devo dire che è una cosa che a distanza di anni mi è un po' dispiaciuta, ma poi ti spiego anche perché. In pratica, quando ero a Studio Veronica, che facevo queste mie trasmissioni che mandavo in tutte le radio, a parte che ti apro una parentesi, sono un po' logoroico, ma quando ricordo queste cose qua, nel 78, nell'estate del 78, abbiamo fatto io e uno dei miei soci allora il giro delle radio d'Italia. Ho visto delle cose incredibili, radio nelle cantine, negli sgabuzzini, che acquistavano le mie trasmissioni, capito? E abbiamo fatto questo radio, questo giro, questo tour radio, dove io praticamente
facevo un'oretta in diretta, no? Per la gioia, insomma, di questi gestori delle radio, e siamo arrivati fino in Sicilia. È stato veramente molto bello. Vabbè, detto questo, ti stavo raccontando. Il discorso del rimpianto. Ah sì, rimpianto. Quando facevo le trasmissioni, un bel giorno mi telefona un tal Joe Caffo dall'Australia. Devi sapere che a Sydney c'era, o c'è, non lo so, una radio che fa delle trasmissioni in italiano, per gli italiani. E questo Joe Caffo, che non so come e perché, aveva sentito una mia trasmissione, stava venendo in Italia e mi aveva proposto, una volta arrivato, è venuto a Studio Veronica per propormi di fare la classifica dei dischi più venduti in Italia, una trasmissione ad hoc per la loro radio. Loro potevano pagare, insomma, bene, quindi era proprio una trasmissione che facevo ad hoc per loro, ed è andata avanti per un certo periodo, quasi fino alla fine della mia permanenza a Studio Veronica. Un bel giorno mi telefona dall'Australia e mi dice: abbiamo vacante un posto di direttore della radio, praticamente della nostra radio, e abbiamo proposto il tuo nome ed è stato accettato, e io non ho accettato perché avevo da fare delle cose, perché era troppo facile, cioè... Però capito, mi sarei messo in gioco in un mondo completamente diverso, nuovo, certo. E avrei approfondito poi alcune cose della radio che poi ho scoperto anni dopo, andando, fortunatamente avevo la possibilità quasi tutti gli anni di andare in California, negli Stati Uniti, quindi li ho scoperti dopo, diciamo, ecco, da lì avrei potuto copiare chissà quante belle cose. E quindi ho un po', diciamo, non dico rimpianto, così a pensarci mi spiace un po' non avere preso quella occasione al basso. Certo, ecco. certo. Però poi dopo mi sono tolto tutti, sai che ho fatto anche il comico a Striscia Notizia. Quindi... Ma infatti avevo letto qualcosa, infatti è vero, hai fatto il comico a Striscia Notizia. Io ho fatto tante cose, adesso dico. Però sono... Ma ecco, aspetta un attimo, visto che, a parte siamo in chiusura, possiamo dire, ma mi racconti un attimo come è avvenuta questa cosa? Tu sai, io sono molto curioso, eh? Sì, no, niente, è successo che, allora, più o meno quando avevamo 50 anni, io, mio vecchio amico DJ, che tra l'altro, non so se hai mai intervistato, si chiama Al Mushi, che aveva fatto un disco che si chiama Byfly. Lo conosco, non c'è stata possibilità perché lui ha pochissimo tempo. Sì, poi lui non ama fare queste cose qua. Va bene. E lui ha fatto questo Dubai Fly con la batteria, se non vado errato, c'era Tullio Del Piscopo. Vabbè, questa è una roba. Ci siamo trovati a una cena. E io avevo venduto da poco la radio, quindi ero praticamente libero, no? Avevo venduto un locale, perché dopo la radio ho aperto un locale, insomma, ho fatto anche quello, e dopo ci siamo trovati e abbiamo detto: ma sai perché non facciamo i comici? Così, a 50 anni, ho detto: ma proviamo a fare i comici. Abbiamo iniziato a fare delle stupidaggini in giro un po' per l'Italia, no? Andavamo nei locali, nelle feste, e facevamo i comici. Poi dopo, a un certo punto, abbiamo conosciuto casualmente Iacchetti, che una sera ci ha detto: vi porto a Strisce, non gli abbiamo detto sì, ciao, buonanotte. E invece poi dopo un bel giorno è arrivata la telefonata, siamo andati a Striscia e abbiamo fatto un bel po' di puntate dal 2010, poi 2011 mi sembra, fino al 2012. Un po' di puntate, avremmo fatto una ventina di apparizioni,
Però quando Striscia aveva 10 milioni di ascolti, Sì, quindi, certo. Complimenti, complimenti veramente. Ma è stato un divertimento. No, mi immagino poi anche l'ambiente, insomma. Vi faccio vedere l'ultima cosa. Questo è il canale YouTube di Luigi, vero? Sì, esatto. Esatto, sono. 20.900 iscritti. Sì, sono calati perché appunto ho smesso. No, sì, erano Vabbè. praticamente quasi 30.000, ma sono calati perché ho smesso di fare. Lo spazio svapo, Sì, che ne esatto. abbiamo parlato prima, diciamo, come smettere di fumare, eccetera, eccetera. Esatto, se tu vai all'inizio di questi video, trovi quella famosa intervista di Vasco Rossi, ma Ah, devi proprio ok. vederli tutti, cioè vederli. Devi voltare pagina, devo Sì, andare proprio sì, sì. alla fine. Anzi, forse se vai, guarda lì, qua in alto, nella ricerca, lì, e scrivi Vasco Rossi, secondo me non è per. Facciamo, guardate, proprio in diretta, lo facciamo, Vasco Rossi. Non appare niente. Devi, no, devi fare enter, suppongo. Ah, sì, Ecco. ok. Sì, no, cliccavo su. Vasco Rossi, intervista storica radiofonica del 1979, 2 di 6. Sì, perché l'ho suddivisa in varie. Perché praticamente parla del disco, ma cosa vuoi che sia. Dunque, aspetta, gli americani. Boh. Come si chiamava? Ma guarda. Vabbè, comunque è il disco che era uscito nel 79 dove c'era praticamente Alba Chiaro. Sì. E per ogni canzone lui parla, perché era un'intervista che avevo fatto per la mia trasmissione Il mondo di Luigi Furlotti e ogni giorno lui presentava una Interessante, canzone. interessante. E qui era ancora quasi sconosciuto. Sì. Ricordo che chiamavano da tutte le parti d'Italia in studio dicendo: ma quello che fa quella canzone Alba Chiaro, ma perché non era granché distribuito bene, Certo, 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 quel certo, disco. E quindi niente. Poi io interessante. Vasco l'ho sentito per un po' di anni, poi dopo è diventato irraggiungibile, quindi dopo Ora non sai. ci siamo più sentiti. Sì. Da un pezzo, e da quando praticamente aveva fatto quel Sanremo, cos'è, Roxy Bar, no? La canzone, no? Come si chiamava? Vabbè, insomma, da quel momento lì poi è stato, cioè, prima ci chiamavamo, no? Una volta a settimana chiamava lui, una volta chiamavo io, eccetera. Poi dopo una volta chiamo e mi risponde una segretaria e dice: no, guardi, dica a me, no, dico, non parla con Vasco, cioè questo è il suo numero. No, no, guardi, adesso non c'è. Vabbè, poi la settimana dopo mi chiama lui e gli dico: guarda, sta cosa qua, e lui mi dice: ma non so, capito? Cioè, boh, adesso vedo. Poi dopo, successivamente, l'ho chiamato 2 o 3 volte, mi rispondeva sempre Statizia, che ho detto: boh, basta, e non l'ho mai più sentito. Si è diventato poi raggiungibile. Beh, sì. Sì. Bene, Luigi, dai, siamo arrivati in fondo. Io ringrazio i nostri ascoltatori per la pazienza, per essere qui con noi. Assolutamente sì, io Io ringrazio te per l'ospitalità eccezionale e ovviamente tutti quelli che ci hanno guardato fino adesso, che sono stati a sentire tutte le mie chiacchiere di un vecchio che ricorda il passato. no, assolutamente, no, no. Cioè, è soltanto piacere, 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 ma da grande, non, nessuno di noi si annoia. Vi aspetto tutti alla prossima puntata. Come avete visto e sentito, tanti aneddoti, storie di vita e tanta musica soprattutto. E un grosso abbraccio da Massimo e da Luigi. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao, ciao, ciao a tutti, ciao ciao. Se volessi dire seramente.
soleil serait imbibé dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui n'est jamais vous la mer. Nos nuits improvisées seront morceaux de moquette. Des discussions en fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains pour foutre la merde des sons champions. Gros plan sur tes yeux que les médises. Je t'aime, la scène de jalousie qui fatigue tout le monde. La rue de Bernard Plain, le square Manquita. Le cri d'euphorie, le juste mauvais moment. Il n'est jeu de montagne gare qui ne font rire que nous. Puis, mon premier rendez-vous dans un club désert. Avec la bonne copine qui ne veut pas tenir la chandelle et que se retire encore. Dans